Guarda quanto è bello il mio nuovo trattore. Bene. È bella. Che è sto rumore? Dice niente, io non urino da niente, non succede niente. Ma che roba? Quella ragazzi, ciao da Nick e bentornati su dov'è che siamo? Farming Simulator 15. No, ogni tanto mi confondo. Stavo per dire Minecraft Real Pack, stavo per dire veramente. Cioè, oramai più con la testa, Nick sta un po' qua e un po' là. Allora, siamo tornati quindi su Farming, esatto. Che cosa dovevamo fare? Intanto faccio avanti e indietro come se non sapessi cosa fare, che di fatti non lo so. Però adesso vediamo. Allora, dovevo seminare. Ok, dobbiamo seminare questo campo qua. Direi che ci seminiamo la colza, perché colza non ne abbiamo più, che nel precedente gameplay, che spero vi siete già visti. Se non l'avete fatto, andate a vederlo. Giustamente, altrimenti non ci capirete granché di questo gameplay. Beh, comunque, avevo nel precedente gameplay, non me lo ricordo più, ho perso il filo del discorso. Comunque, dobbiamo andare a seminare. Allora, dov'è il macchinario per... dove l'ho lasciato, ragazzi? Ma perché Nick c'ha mezza testa e non si ricorda dov'è che lascia le cose? Adesso lo troviamo subito. Allora, signor macchinario, sarà qua. Dovrebbe essere là sotto. Ok, ah, eccolo là. No, da qui sembrava un'altra cosa. Pensavo era il ranghinatore. Beh, ok, lo abbiamo trovato. L'importante è che lo abbiamo trovato. Bibi. Allora, agganciamolo. Ok, allora, selezioniamo la signora colza, che dovrebbe essere questa, ma non è una signora, non è una donna. Però ognuno dice chi si accontenta gode. Allora, vediamo un po'. Ci mettiamo in position. Un momento. Proprio con questo trattore. Ma sì, dai. Ma sì, sì, dai, con questo trattore. Ok. Allora, colza, operaio, vai. Vai, Kumba, vai. Kumba, what's up? Bravo. Vai così, fai così. Allora, chiaramente abbiamo bisogno di soldi, raga. Abbiamo bisogno di soldi. Siamo poveracci, veramente. Abbiamo bisogno di soldi. Perché vorrei comprare, come mi avete sempre detto, un trattore nuovo. Oltre a quelli che mi dicono di comprare la macchina, compra la macchina, compra la macchina. Ragazzi, la macchina non ci famo un bel niente, però, eh. La macchina non ci spingiamo neanche in un carrello, credo. Mi sa che non serva un bel niente la macchina. Infatti, con un'auto puoi viaggiare velocemente, ma per quale motivo non si sa. 220 cavalli, che è? 30 euro al giorno, neanche di benzina. Allora, torniamo invece a noi. Sti alberelli stanno crescendo, ma non abbastanza. Facciamo 4 lire, ragazzi. 4 lire, direi che fa bene farle. Fa proprio bene, fa 4 soldi. Potrei anche piazzarli qua oppure qua. Ok, ragazzi, meno uno. Nick sa già cosa fare con l'albero. Va a buttarlo in acqua. Ci riesco? Dai, oh, piano, 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 piano. Ok. Vai. Amo un po' di soldi. Un po' di soldi fanno bene. Ecco qua, guarda un po'. Quanti bei soldini abbiamo fatto tagliando un paio d'alberi. Bene ragazzi, l'ultimo albero e mi sono fatto un bel po' di soldi, un bel po' di soldi, non di soldi, mi sono fatto un bel po' di soldi. Ultimo albero, dai, non fa capricci. Allora, con tutti sti bei soldini, abbiamo oramai quasi mezzo milione, vediamo un po' che cosa possiamo comprare. Adesso vedremo che cosa ci possiamo fare. Ci arriviamo a mezzo milione? Ah no, quasi, però vabbè, fa niente.
Fa niente, sono comunque soldi molto molto sufficienti per tante belle cose. Allora, ovviamente ci vuole un trattore nuovo perché i trattori che abbiamo sono delle schifezze. Cioè, questa è roba antiquata e vecchia. Nick ha bisogno di qualcosa che rispecchia la sua immagine. Cacchio sta di. Allora, no, questo non mi piace, devo dire la verità, a me i trattori con i cingolati non mi piacciono perché sono difficili da usare. Sono un po' scomodi. Invece questi qui, che comunque sono belli potenti. Ecco, questo qui è molto 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 buono. Sì, questo chiaramente è bello potente, non c'è dubbio. Anche questo non è male. Perché dovete considerare che sti due non hanno quello che ha questo davanti. Vedete, questo può agganciare qualcosa davanti, sti due invece no. Questi due non agganciano niente davanti. Hanno solo un mucchio di forze e possono trainare molto. Io direi allora di comprare, vediamo un po'. Direi di comprarne uno di questo. Ma direi che è meglio. Compro uno di questo, che è utile per tanti utilizzi. E successivamente ne comprerò uno di questi quando abbiamo più soldi. Preferisco avere un trattore che posso farci di tutto che un trattore che posso farci poco e niente. Va bene, allora compriamo questo, dai. Quindi abbiamo un nuovo trattore, abbiamo ancora 171.000 euro. Cosa possiamo comprare con 171.000 Facciamo così, euro? Compriamo un terreno. Allora, innanzitutto portiamo a casa il nostro nuovo trattore. Ok, qui c'è il nostro nuovissimo trattore, ragazzi. Vi avevo detto che non mi piacevano molto i trattori cingolati, però questo è semi cingolato, davanti c'ha le ruote, quindi l'utilizzo è ancora ok, mentre gli altri cingolati si muovono in un altro modo. Ok, questo è buono per quello che interessa a me, è anche bello potente, perfetto. Allora, andiamo a comprare il terreno numero 25, che è qua vicino. Compriamo il terreno 25 e ci andremo a seminare qualcos'altro. Ok, terreno 25. Ah, solo 39.000 euro, neanche tanto. Ok. Comprato, abbiamo ancora abbastanza soldi. Direi che compro un'altra seminatrice. Però vediamo un po'. Ci sarebbe. Allora, io quale ho? Quale che ho io, ragazzi? Io ho questa. Questa che cos'è? Questa è per le patate. No, no, questa dissoda i campi. Ok. Puoi dissodare i campi. Boh. Non so cosa voglia dire dissodare i campi. Ah, ma vale per. Ah, ok. Vabbè, poteva dire puoi seminare i campi, no? Dissodare. Io non dico, ma che sta di dissodare? Cioè, sì, ok, magari è il modo corretto di dirlo, però non stavo a capire che volesse dire. Ok, allora, teoricamente io ho questa che. Un raggio di metri 6, questo a raggio di metri pure 6. Ah, questo è da 9, è più grande. Ok. Ma io quasi quasi vorrei comprare questa per seminare. Questa fa mais e vabbè, pietre da zucchero. Ah, e questa è per le patate. Ho un'idea, seminiamo patate, non ne abbiamo mai seminato, va. Ok, seminiamo le patate. Ho comprato quindi la seminatrice per le patate. La portiamo a casa, la andiamo a prendere e direi che ci potremmo anche andare a seminare le patate, anche se questo campo è molto grande. Ma sì, dai. Prima o poi va fatto. Ok, facciamo così allora. Seminiamo le patate. Dobbiamo poi lavorare un po' di soldi per comprare il macchinario
che ci permetterà poi di raccogliere le patate, ma al momento noi ci accontentiamo di andare a seminare. Intanto da quest'altra parte, come penso vi ricordate, c'è l'operaio che sta seminando la colza. Ah, ma io dove sto andando se prima non faccio il pieno? Devo prima fare il pieno di patate. Me ne dimentico. Ok, allora vediamo un po'. Guarda come drifta pure, oh. Ok, riempiamo il macchinario di patate. Potete vedere le patate qua dietro. Ok, basta così, tanto l'operaio non ne consuma. Andiamo quindi a seminare le patate, raga. Accendiamo le luci. Qui, se vi ricordate, ci ho seminato l'erba. No, non è quella che si fuma, non fatevi strane idee. Allora, eccoci qua. E si comincia con la semina delle patate. Perché nicchia patataro, eh? Che vuol dire? Che mangia patate? Cosa vorrebbe mai dire? Allora, abbassa, avvia. Si parte? E questo di forza ne ha, eh? Questo trascina qualsiasi cosa, guardate che forza che c'ha, 11 km orari come niente fosse, vero? Vi faccio un po' vedere il nuovo trattore dall'interno. Vedete? Abbiamo pure gli specchietti retrovisori che funzionano. Allora, ecco qua, la prima parte è fatta. Siamo a un altro strato di patate. Ok, dai, cammina. Seminiamo le patate. Devo togliere quel coso di mezzo tra poco, altrimenti non si passa. Intanto l'operaio dall'altra parte fa il suo dovere. E Nick col suo nuovissimo trattore da ben 400 cavalli. Guarda che roba, come semina bene Nick. Come semina Nick, non semina nessuno, vero? Dice a chi suoni? Niente, volevo provare se il clacson funziona. Funziona, funziona! 400, è vero, 300.000 euro di trattore. Ci manca che non funziona il clacson. Va bene, mettiamo l'operaio, dai. Mettiamo l'operaio, continua lui per me. Vi faccio un po' vedere il trattore dall'esterno in funzione, dai. Il mio nuovo New Holland. Ma con tutti i posti che ci stavano, st'albero proprio qua lo dovevano mettere? Questo non ce l'ho messo io, eh. Ma tra poco lo tolgo. Tra poco lo tolgo, guarda. Ok, dai, puoi riprendere. Allora, devo andare a togliere assolutamente quella mietitrebbia di là. Intanto vi faccio vedere appunto il nuovissimo trattore che Nick ha comprato. Vi piace il nostro New Holland? Guarda quanto è bello il mio nuovo trattore! Bene. Andiamo a togliere la mietitrebbia da qua. Togliamola. Perfetto. Ok, dunque. Volevo un po' vedere quanto costa poi ovviamente il raccogli patate. Allora, ci sa, questo economico, ammazza, c'è questo che costa. Costa veramente tantissimo. Questo costa molto. C'è questo che è più economico. E questo. E in qualsiasi caso, comunque l'area che coprono è molto piccola. Speriamo che queste patate valgono un mucchio di soldi. Guarda
Guarda te quanti soldi dovremo fare nel prossimo gameplay. Va bene, allora, cos'altro c'era che si poteva fare? Allora, fatemi riflettere, ci abbiamo ancora 73.000 euro. Beh, qualcuno mi ha detto Nick compra la macchina. Vabbè, facciamo sta cosa, dai, togliamoci sto sfizio. Compriamo la macchina, la voglio rossa, che a me piace il rosso. Ok. Dici, del mezzo milione che avevo Nick non c'è rimasto, non gli è rimasto più niente. Dov'è la macchina? Oh, guarda quant'è bella. Che è sto rumore? Dice niente, è un rumorino da niente, non succede niente. Ma che roba? Oh. Nick c'ha la macchina nuova. E Nick c'ha la macchina nuova. Guarda come cammina. Va a benzina. Madonna, guarda, va a 80 km orari. C'ha pure il clacson? Ce l'ha. Ce l'ha il freno a mano? E dai, volevo fare un drift io. Mi permettessero pure di fare il drift con sta macchina, guarda, sai come mi diverto? Guarda, va. Drifta quasi veramente, guarda, va. Ma che roba? Va, come drifta! Bellissimo, guarda! C'ha pure i fari! No, non ci credo, una macchina con i fari! Bello! Ok, allora, mi pare che avevo. Oh, guarda pure i cecchi in lega, c'ha dischi bu. C'ha i freni a disco con i buchi, cioè è una macchina proprio potentissima! Bellissimo! Allora, volevo andare a vendere le uova della gallina. No, no, perché uova di struzzo non ne ho. Andiamo a vendere le uova della gallina. Amma passare. Che cazzo. Guarda, so passo pure a destra, guarda. A sinistra, e dove siamo su GTA? Oh. Ok che mi piace driftare, ma non certo andare in testa coda, eh. Va bene. Guarda come drifto. Wow. Allora, oh. Peccato che non siamo su GTA e non ti posso menare, guarda. Allora, posso vendere le uova? Oh yes, ho fatto 600 dollari, sono ricco sfondato adesso. Ma il coso delle missioni, missioni, io li voglio ogni 2 minuti. Vai. Vediamo un po' sta storia delle missioni. Vediamo un po'. Signorina! Ma vale un passaggio, c'ho la macchina nuova, è potente, c'è pure il clacson. Non ci crede lei, dice, non ci credo. Ma come non ci credo? Signorina, vuole un passaggio? Ammazza, oh, in faccia però mi sembra un gorilla. È un po' brutto, eh. Parecchio. Va bene. Vediamo un po'. Nessuna missione, dice, torna fra 20 anni che famo prima. Va bene. Ho capito. Allora, torniamo un po' a casa con la nostra signorina! Con la nostra macchinina. Ah, probabilmente qualcuno vorrà vedere uno scontro. Guarda un po' che roba. Non gli schiodi neanche di mezzo centimetro. Signorina, lei è bionda, guarda te come drift, hai visto? Scelta anche te in faccia, non è che sei. Poi sei magra. Ma che fai, la modella? Mangia, guarda, io sto seminando mais, ma ancora no. Sto seminando frumento, sto seminando colza, ah, molto buona la colza, te la mangi col pane, io non so neanche cos'è sta colza, però te la mangi col pane, sicuramente te fa bene. Non te ne frega niente, neanche a me ciò. Che cacchio. Signorina, che sei la gemella di quella là, mazza quanto sei brutta. Oh, guarda sta macchina quanto è bella! Che è la Citroen C4 Picasso? Boh. Va bene, torniamo in fattoria, nella vecchia fattoria. Ia ia oh, quante bestie, zio Tobia. Ia ia oh. Ok. Più o meno mi pare che facesse così, poi. Dettagli. Vabbè, basta driftare. Guarda come parcheggio. Guarda come Nick parcheggia la sua nuova macchina. Allora, dov'è che è il mio campo? Ok, devo andare di qua. Guarda, ma io scalo pure le montagne con sta macchina, guarda.
Guarda, oh, mi sembra di essere su GTA, veramente. Guarda che roba. Guarda un po'. Ma meglio del trattore. Ma sicuramente è meglio dello Scorpion King, quello non sale da nessuna parte. Ok. Eccoci qua. Con la mia nuova station wagon. Sì. Allora, voglio vedere se posso anche agganciare qualcosa a questa macchina, tanto per dire che magari c'ha un utilizzo. Vediamo. No, eh? Troppo bello sarebbe stato se potevo agganciare qualcosa, vero? Non posso agganciare forse nulla. Penso, ragazzi, che non possiamo agganciare proprio un bel niente. Questo è un po' un peccato, perché alla fine sta macchina serve solo per andare a vendere le uova. Ed è un bel peccato. Parcheggiamo qua. Ok. Allora, voglio vedere un po' a che punto stanno gli altri macchinari. Allora, questo ha finito, lo portiamo al campo 38. Cosa possiamo seminare? Boh, quasi quasi seminiamo il mais. Dai, ci facciamo un po' di colza. Sì, vabbè, col mais di sicuro non ci faccio la colza, scusate, la pula. Qual era il mais, raga? Non me lo ricordo più. Ma non è questo il macchinario per seminare il mais? Non è questo il macchinario? Aspetta, questo no, questo. Allora, aspetta, ricapitoliamo: frumento, orzo, colza, erba. Ah, questa non pianta. Questo non è per. Non è per il, per il mais. P. Seminatrici. Io avevo quella base. E questa c'è di fatto il mais. In questa invece no. Il mais lo possiamo trovare o in questa. Oppure in questa, che questa la dovrò comprare. Quindi per ora niente mais perché non abbiamo soldi per una nuova seminatrice, anche perché non ne ho altre, quindi devo risparmiare poi per un'altra seminatrice. Anche perché le patate, quello per le patate ce l'ho. Mi serve quella per barbabietole da zucchero e mais. Ok, la prossima sarà questa che compriamo nel prossimo gameplay se ce la facciamo. E allora che cosa possiamo seminare in questo campo? No, mais non è possibile. Colza. Io direi che famo colza. C'è già. No, ma veramente già lì ho fatto molta colza. No, lasciamo stare la colza. Facciamo un frumento, dai, che frumento. Frumento magari arriva un'offerta che ce lo comprano e poi ne abbiamo tanto. È una buona idea. Allora, eccoci qua. Mettiamo l'operaio. Parte, vai, ok, e qui facciamo quindi il frumento, va bene, qualcun altro ha finito? Ah no, giusto perché, no no, giusto, qui era pronto, manca là e manca là, ok, allora sto camion lo vorrei togliere, vediamo se riesco un attimo a trovargli un parcheggio, un posto più tranquillo, ecco certo, qui tanto tranquillo non è. Vediamo un po', lo voglio mettere in un posto che non mi dà fastidio. E quasi quasi lo metto qua in sto campo, che tanto. Effettivamente lo dovevo comprare, guarda, è proprio dietro l'angolo. Questo sarà il prossimo campo che compreremo, ragazzi. Ok, questo lo lasciamo qua. Va bene, ragazzi, dai, il tempo vola comunque via. E ci fermiamo per il momento, così che poi nel prossimo gameplay passeremo alla raccolta delle patate. Ovviamente, nel frattempo che aspettiamo che le patate crescono, io farò i soldi necessari. Aspetta, mi sono perso. Dov'è? Eccolo qua. No, mi sembravo uguale all'altro e non lo trovavo. Niente. Dico, tanto nel frattempo che aspettiamo che questo qui finisce di seminare e che poi ho anche il tempo necessario per la crescita delle patate,
Nel prossimo gameplay faremo quel mezzo milione di euro necessario per comprare il macchinario per la raccolta delle patate. Va bene ragazzi, quindi io vi saluto per questo gameplay, è tutto. Spero come al solito che vi è piaciuto, vi lascio con questo bellissimo tramonto e ci becchiamo presto nel prossimo gameplay, ragazzi. Statemi bene, ciao alla prossima!